that boom, 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 that future boom, boom, boom. Il notiziario è offerto da concessionaria Alfa Romeo Coar, Hotel Palazzo Piccolomini. Il comune di Orvieto annuncia di voler dare un giro di vite alle insegne pubblicitarie irregolari e prima delle sanzioni tenta la strada del dialogo sia con i tecnici che con gli esercenti nel tentativo di cercare una soluzione che vada bene a tutti. Assessore Sciarra, si parla di un giro di vite del comune per chi espone abusivamente insegne pubblicitarie, ma anche di un progetto di riordino un po' di quella che è la pubblicità istituzionale nella città di Orvieto. Assolutamente sì, l'ha detto lei, la parola chiave non è tanto giro di vite quanto abusivamente, per cui quello che era stato fatto anche in buona fede, anche per quotidianità da diverse amministrazioni precedenti, era di fare tanti regolamenti, spesso in contraddizione tra loro e poi essere un po' più indulgenti sul controllo, quindi abbiamo preferito, piuttosto che fare tante norme quasi impossibili da rispettare, vedere fino a che punto tollerare, fare poche norme semplici, chiare e dare un'immagine coordinata a tutta la città. Questo vuol dire che anche gli esercizi commerciali che ad Orvieto sono tanti, che stanno in posti magari non di passaggio, saranno agevolati? Ma stiamo rivedendo proprio la possibilità di segnalare non solo le attività turisticamente appetibili, diciamo così, sulle vie di scorrimento principali, ma dalle vie di scorrimento principali favorire anche le intersezioni con i vicoli secondari e con le piazze che adesso stanno praticamente quasi tagliate fuori. Non pensa che l'incremento delle segnalazioni turistiche possa nuocere all'arredo urbano, all'architettonica della città? È proprio per questo che c'è bisogno di regole chiare per tutti, altrimenti si sta nell'anarchia più totale, con tutti i colori, tutte le forme, tutte le dimensioni, tutti gli ingombri anche al normale scorrimento del traffico, perché qui facciamo slalom tra cavalletti, insegne che ci sono la mattina, rientrano la sera, anche insegne abusive di attività abusive, come promuovere una programmazione di spettacoli in locali che non sono di pubblico spettacolo, insomma si è visto un po' di tutto in questi ultimi anni. Il notiziario è stato offerto da concessionaria Alfa Romeo Coar, Hotel Palazzo Piccolomini.